Calcio a 5. Inizia proprio in questo momento la gara della Lazio per una trattenuta ai danni di Jetson, il pallone per Scheleschi che va sul destro, calcia a direzione Cesaroni, la palla resta lì per Jetson che sbaglia clamorosamente. Ancora Jorginho prova a passare, non riesce però a sfondare su Tres che tiene in campo il pallone. Allora Stringari passa, Stringari sulla linea del fallo laterale, mette dentro il pallone per Manfroi e Manfroi trova la rete dell'1-0. Dentro da Francini, gli porta via il pallone Lupi che prova a passare ma non riesce su Marsigno che gli porta via il pallone per ver dentro Marsigno e poi Curri trova la rete del 2-0. Curri non si chiude però il triangolo, recupera il pallone Lupi che fa andare il pallone per Scheleschi, poi Jorginho, la palla che resta lì due volte, quest'oggi assente ma che l'andata segna una doppietta. Manfroi intanto per la ripartenza, calcia Listro, grande parata qui in quel mese. Manfroi per andare sul fondo, dentro da Rever Cortés che trova la rete del 3-0. In semifinale è un grande impegno, poi non dimentichiamoci che prossima settimana iniziano i playoff. Reverte dentro, Marsiligno poi non riesce a deviare in porta per la squadra di casa. Miraglia lancio lungo a cercare Marsiligno, l'uscita killer di Listro e intanto arriva il gol di Marsiligno a ripartire. La sterzata di Francini, anche il numero di Francini che per poco non va vicino al 5-0. Quest'oggi come si può vedere una cornice di pubblico sicuramente inferiore a quella a questa abituata all'Ital Service in questa stagione. Marsiligno dentro a cercare il 5-0 e a trovare la rete, la sua doppietta personale. Lo gestisce bene in difesa del pallone Tres da Fortini che libera il destro, calcia, arriva la parata da parte di Listro. Scheleschi da Jetson, poi Jorginho spalla alla porta, si gira, trova Biscossi che fa passare il pallone, ancora lo scambio con Scheleschi che trova la rete dell'1-5. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra i tasseri di Pesaro e Lazio Calcio 5, si riparte dalle 5-1 dei primi 20 minuti di gioco. Da Scheleschi, prova a far passare il pallone per Jorginho, arriva la chiusura da parte di Stringari che poi passa bene anche il secondo uomo, calcia con la punta che ha recuperato il pallone su Jorginho, ha saltato poi il raddoppio a centrocampo, qui va dentro da Rever Cortés, controlla male Piscia che poi reverte, colpisce il palo pieno. Attenzione che c'era Biscia tutto solo, preferisce andare da Jorginho, colpito in pieno Fortini, ancora Jorginho dentro col mancino, pallone per Jetson. Va Jetson direttamente in porta e trova la rete delle 2-5. Ancora Stringari, pressione alta sempre della Lazio. Passa però il pallone Rever da Fortini, arriva Stringari che trova la rete delle 6-2. Ora non contento sicuramente Ramiro di queste due palle perse, 3 con questa. Scheleschi, Jones, Jetson trova la rete dell'Ital Service che con le mani regala però qui il pallone a Gastaldo. Biscossi dentro da Gastaldo, recupera Manfroi, prova a dare lui l'accelerata, ancora Manfroi, pallone sul sinistro, dentro per Curri e Listro che ha reso sicuramente più interessante la partita, ma intanto arriva la rete di Cesaroni, pallone che non passa, prova Manfroi ancora su Jorginho, poi riesce a calzare a Filani. Marsiligno sul fondo, la sterzata, Francini calza, respinto, attenzione al contropiede della Lazio. Scheleschi potrebbe anche andare da solo, preferisce andare da Jetson che trova, attenzione, la rete del 5-7. Li ha fatti già all'andata al Palagames di Roma. Jorginho rischia qui, Jetson perde il pallone, poi Manfroi sbaglia clamorosamente non trovando la porta, rimessa laterale con un cambio, fuori Manfroi, dentro Fortini, Stringari va sul fondo e trova la rete dell'8-5. Lazio che già sapeva l'ingresso comunque di giocarsi i playout, arriva la rete del 9-5, la sua prima in Serie A, dentro a cercare Francini, l'abbiamo chiamata, arriva la rete, una bellissima vittoria per l'Ital Service, termina proprio qui la partita, termina l'ultima zonata di regular season, l'Ital Service batte la Lazio 10-5.